Ciao, sono Antonio da GuideConsole.it e GuideConsole TV ed eccoci finalmente a un video dopo tantissimo tempo. Tantissimo, mi mancava tantissimo il mio canale. Oddio, quante volte ho detto tantissimo? Vabbè, comunque, eccoci a un fantastico nuovo video. Questa volta è un gameplay di Call of Duty Black Ops e sto scommettendo perché anche il miglior newbo scommette. Vabbè, dai, la partita è andata bene, ma non parlerò tanto della partita, vorrei parlare di tante altre cose. Perché? Perché praticamente ci sono stati tanti cambiamenti. I cambiamenti sono iniziati, come già sai, penso, dall'ultima puntata di Guide Console TV, dalla puntata numero 14, la Guide Console TV 14, che puoi trovare premendo sull'1 in basso a sinistra, cliccando sull'1, puoi arrivare alla puntata, magari darmi anche un parere su questa puntata, magari mettere anche un mi piace se ti piace la puntata. Vabbè, allora. Che dire, dovevo parlarti di un po' di cose. Allora, innanzitutto, finiti gli esami, ma vabbè, gli esami li ho finiti da tempo ormai. Però, una volta che ho finito gli esami, sono partito insieme alla mia famiglia e adesso sono in vacanza. E qui iniziano i problemi. Perché? Perché in vacanza non ho la connessione a internet. Quindi, io per connettermi a internet mi sono dovuto acquistare una chiavetta. Presente quelle chiavette che fanno le pubblicità. E vabbè, insomma, quelle chiavette là. Ecco, io me la sono comprata e purtroppo però sono rimasto un po' deluso da questa chiavetta perché è lenta. È tipo una sorta di tartaruga per rispondere ai commenti. Sto millenni, sto un casino di tempo. E quindi magari anche rispondere alle mail. E quindi proprio ti volevo avvisare di questo. Che magari negli ultimi periodi, se non riesco a essere presente su YouTube, sul sito, sul forum o su tanti altri posti, è semplicemente per questo fatto. Tra un po' tanto torno dalle vacanze, non ti preoccupare. Torno, continuo a lavorare tanto. E anche se da un po' che non pubblico guide, ricomincerò a pubblicarle con molta frequenza, però davvero ti prego di essere un poco paziente perché proprio la connessione fa proprio schifo, ma schifo proprio tantissimo. Però vabbè, questa c'ho e questa è. Mi devo contare di questa, dai. Bene, dopo che ho detto questo, devo parlare un attimino del canale di YouTube, che intanto ti ringrazio perché siamo arrivati quasi a 1300 iscritti, davvero un traguardo assurdo, quindi ti ringrazio. E poi ti volevo anche parlare delle sponsorizzazioni. Perché? Perché alcune persone mi hanno chiesto di sponsorizzarli. E ok, io non ho nessun problema nello sponsorizzare le persone, perché anche perché mi piace, arricchisce la puntata, è divertente, no? Il fatto è che purtroppo me l'hanno chiesto in tante persone, davvero tante. Quindi ragazzi, io se riesco ti metto, e sta qui il problema, non riesco a mettere tutti quanti in una puntata, perché in una puntata posso sponsorizzare al massimo 3 persone. Quindi, dato che avevo una lista lunghissima di gente che magari dicevo di sì e poi non riuscivo e così così, ho deciso di cancellare completamente la lista, essere vuota la lista, e se tu vuoi essere sponsorizzato mi mandi un messaggio privato e ti metto in lista. Faccio tipo ordine, appena ne sponsorizzo uno cancello e quindi c'è spazio per un altro, va bene? Perfetto, ora. Oddio, ho già parlato per 3 minuti. Mamma mia, sono un mostro. Avrei portato avanti il video, penso. Vabbè, dai. E niente, ho così tante cose da dirti, mamma mia. Intanto voglio parlare di Guide Console TV, che questo qua è tipo un video aggiornamento, no? Perché da un po' che non ci si sente. Perché appunto senza Guide Console TV non ti posso più tenere aggiornato su quello che succede su guideconsole.it. Se vuoi entrare nel sito lo puoi fare anche dalla descrizione del video, lo trovi il link. E il problema è appunto questo, che dalla puntata numero 14, che è l'ultima, non ho più avuto l'occasione di fare altre puntate. Quindi ti volevo anche dire che praticamente le puntate non si sono fermate completamente, perché mi sono arrivati dei commenti del tipo: e ma adesso come faccio? Non fate più puntate? No, 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 riparto verso la fine di agosto. E per ripartire proprio in bellezza ci sarà un fantastico concorso. Uno di quei concorsi dove si vince. No, vabbè, non te lo dico cosa si vince, ti lascio l'effetto sorpresa per farti rimanere male. No, vabbè, comunque ci sarà un concorso serio, non stupido come quello dell'altra volta, lungo, molto competitivo. E quindi, boh, magari se rimani sintonizzato, continui a seguirmi durante l'estate. Vedrai, appena attiverò il concorso e sarai magari tra i primi a parteciparci, quindi avrai più possibilità di vincere. E quindi niente, ti dico che ad agosto ci sarà questo concorso. La partita praticamente non l'ho considerata. Sono ancora 2 minuti di partita, quindi magari posso dire qualcosa. È una partita scommessa. E ho preso tutte le armi in un minuto.
E poi ho combattuto nel restante del tempo col coltello balistico perché non lo so usare, non lo so proprio usare, quindi ho detto, vabbè, accoltelliamo, cioè, non ha un motivo, non serve a niente, non è che non serve a niente, però non sali di livello accoltellando, fai soltanto scendere gli altri. Ma io ho detto, vabbè, non riesco a usare il coltello balistico, almeno mi diverto un po'. E quindi ho iniziato a umiliare le persone accoltellandole senza sosta, proprio in modo fastidioso. E però, dato che la partita in questa maniera è durata proprio tanto, ho deciso un attimino di tagliare, se tra un po' ci sarà un piccolo taglio, ma niente di che, giusto per avvisarti di questa cosa. E niente, vedi di nuovo umiliazione, avrò stressato tutti i giocatori. Penso che avranno lanciato il loro controller addosso al televisore per almeno 1500 volte, tipo dicendo parole in tutte le lingue del mondo, in aramaico. Vabbè, ho portato avanti, sono ancora altre umiliazioni, 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 sempre a umiliare la gente. La partita sta anche per finire. Prima di finire, volevo, vabbè, ricordarti che ad agosto ci sarà un concorso. Dirti che l'ultimo video è stato quello della videorecensione di Infamous e ti prego, vai a darmi un consiglio, a darmi un parere sulla videorecensione, in cosa posso migliorare, perché è stata la mia prima videorecensione, quindi se ti piace posso farne altre naturalmente. È stato un po' un esperimento per vedere cosa ne pensi tu. Quindi la trovi cliccando sulla mano col coltello. E niente, il video sta finendo, quindi che dire? Per questo video è tutto, ci vediamo la prossima volta se la connessione me lo permette. Ciao!